Oh, finalmente qualcosa di buono dalla Francia. Ma non so perché la qualità di questo album sia peggiore del primo, però... E pensare che all'inizio tutti pensavano che fosse Oliver. Beh, direi che Scott è decisamente più bravo. Ma vi sembra possibile che per colpa dell'etichetta discografica io non possa comprare su Amazon o addirittura su eBay né Empire né Humanity, ma posso trovare solo Uprising? A parer mio, uno dei 10 dischi che bisogna per forza ascoltare. Craig lascia la band, ma Abiu non è così male, peccato che non scrimmi. Sì, ok, questo l'avete già fatto, siete passati da emocore al metalcore classico o qualcos'altro. Sì, ho capito, qualcosa di più innovativo. Oh, sta per uscire un nuovo album, non vedo l'ora di non sentirlo. Illuminati, illuminati, illuminati. Illuminati, 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 illuminati. Molti dicono che questo sia il loro migliore album ed è un album veramente bello. Ma secondo me questo è il loro migliore album e hanno addirittura perso Jason. Non so se è una coincidenza, ma quando uscì questo EP su Netlog e su Messenger tutti avevano Roar nel nome. L'origine della leggenda. Vabbè, è ovvio che la voce non poteva essere come Count Your Blessing, dopo mezzo anno di tour se l'è fottuta. Oh, ma un titolo più corto? No, perché questo qua è troppo facile da pronunciare. Cosa? Ma cos'è sta merda? Ah, non saranno più quelli di Count Your Blessing. Ma tanto quando uscì quell'album io neanche l'ho mai ascoltato, ma per coerenza mi fingo un true e insulto Sempiternal. Drown? Pareri su Drown? Com'è Drown? L'avete sentita Drown? Oh, è bellissima Drown. No, no, ma è bellissima Drown. No, no, fa schifo Drown. She's an info. Il secondo album che mi ha inserito nel genere metalcore, una vera perla. Qui Matt Tuck perde la voce e quindi l'album esce mediocre. Accendete la luce! È l'ora dell'elezione. Bello, bello, bello quest'album, se non fosse per quelle due o tre canzoni inascoltabili. Wow, Alex ha cambiato la voce, è passato da Paperino a Marge Simpson. È arrivato Jason e ha portato tecnica, innovazione e ha fatto fare Chelsea Green un salto di qualità. Ma tanto il CD migliore è l'EP, ora sono solo dei venduti. Il loro migliore album, peccato che Alex Ladivo non ce la faccia più. Cosa non è bello quest'album e che voce c'ha Craig? Sì, bello, ma non come il primo. Se ne va via Craig, ma questo nuovo cantante ha fatto un bel lavoro. Craig torna nei Kyodos, come loro stesso hanno detto, tutto è bene quel che finisce bene. I'm a nympho, I'm a nympho, I'm a nympho, I'm a nympho, I'm a nympho.